Ciao a tutti, lui Luì e lei Sofì e insieme siamo in Me contro te. Bentornati nel nostro zoo. Come sapete sono dei giorni davvero impegnativi per noi, perché stiamo lavorando alla realizzazione di uno zoo. E non è affatto semplice, perché bisogna pensare davvero a tutto: al percorso per i clienti, alle panchine, agli alberi, alle recinzioni e agli animali. Qui ci sono le nostre nerine, le tre mucche nere o tori che hanno fatto due cacchette belle grosse. Oh no, che schifo. Luì, vai a toglierle. Ma non ci penso neanche. Luì, ma non possiamo lasciarle lì. Pensa quando arriveranno i clienti, le vedranno, che figura ci facciamo? Che schifo. Soprattutto, Sofì, stavo pensando, ma se la pupù, ecco, delle mucche è così grande, non voglio immaginare quella del T-Rex. Oh cavolo, hai ragione. Già, perché abbiamo anche un T-Rex, lo volete vedere? Corro! Andiamo. Spero tanto che non faccia la cacchina, ecco. Speriamo. Guardate, è gigantesco. Sembra tutto pulito, non ha fatto niente. Mi raccomando, T-Rex, per favore, se devi fare i propri bisognini, magari vai in bagno, ecco, e tiri poi la catinella. Grazie, molto gentile. Noi continuiamo il nostro tour e poi per la cacchina ci pensiamo dopo. Al momento non ho proprio voglia di sporcarmi le mani. Dai, continuiamo. Anzi, facciamo così: mentre tu crei altre cose, io vado a togliere le cacchine, ok? Lo faresti veramente? Sì, lui, ci tengo alla pulizia. E secondo te mi perdo la scena di te che togli la cacca delle mucche? Io vado a toglierla. Ti vengo a guardare. Ti pareva? Eccoci, siamo dentro il recinto. Allora, che schifo, l'hai pestata da me? No. Continua a colpirla, ma che poi ti giochi a calcio? Ma no, ma non ci gioco a calcio. Come si tolgono? Non lo so, con le mani, che penso. Che schifo, ci sono tutte le mosche. Guarda. Che schifo, l'ho colpita. Non l'hai colpita, ma no, che schifo. Avevi sui piedi. Aiutami, dobbiamo toglierla. Ok, va bene, guarda, la tolgo io. Ecco. Hai visto? Ho tolto la cacchina. Togliele tutte, dai, ce ne sono un bel po'. È solo che le sto togliendo, ma non so dove le sto mettendo. Non vorrei che le sto mettendo in tasca. Non credo. È ancora qui, ma è mucche, statevi calme con questi popò. Non fate troppa popò. Ok, adesso è tutto pulito. Possiamo continuare ad allargare il nostro zoo. Direi tanto di allargare quest'altra zona, perché come vedete il parco si estende soltanto a destra, mentre a sinistra non c'è nulla. Sì, hai ragione, ottima osservazione. Intanto prendiamo una nuova statua. Già quella della giraffa ce l'abbiamo. Manca o quella del cervo o quella del gorilla. Tu quale scegli? Gorilla. Ok, prendiamola ed ecco che arriva il gorilla. Un po' piccolina questa statua. È molto piccolina, però è così carina. Ci si può fare i selfie. I clienti che potranno venire qui con il loro telefono potranno farsi delle bellissime foto con il nostro gorilla. Continua a comprare. Qui metto il sentiero, qui metto la panca. E poi qui delle bellissime mura, un albero o altra panca e soprattutto il cestino e la spazzatura. Non vorrei che continuino a buttare le cose per terra gli ospiti. Esatto, lui, però adesso ci vogliono gli animali. Ok, ecco qui, sto mettendo la recinzione. Indovina un po' per quale animale. Per cosa? Ci sono le carote, ci sono le capanne. Le capanne, ma cosa c'entrano le capanne? Sì, queste casettine qui piccoline. Si tratta di coniglietti? Esatto! No, eccoli sì, qui. Sì, volevo dire sì, che bello! Guarda, il conigliettone gigantone! Che belli, sono così carini! Ciao, ciao, ciao! Si possono accarezzare? Sì! È bellissimo! Sono dolcissimi! Ok, io però continuo ad allargare qui lo zoo. Ne metteresti un altro? Ma un attimo, con calma, per ora devo mettere altri animali, perché i clienti sono sempre di più, già sono quasi 29 visitatori. Wow! Metto qui un altro sentiero e qui un altro sentiero, che ovviamente porteranno da altri animali. Qui mettiamo anche un'altra collinetta, in modo da creare questo effetto bellissimo. E qui la panca, altri alberi e continuiamo così. Verrà stupendo. Però guarda che tra 5 minuti sono sicura che il coniglietto sarà triste, perché è solo. Lo so, ma non ci posso far nulla. Ok, va bene, capisco, devi dare la priorità al parco. Continua, continua. Allora, sto comprando qui il pavimento, delle travi, ma non so cos'è. Oh, guarda che bello! È tipo una casettina dove tu ti puoi mettere per guardare gli animali, che però non ci sono.
Già. Lui, dai, continua, continua. Adesso non bisogna proprio star fermi. Quindi corriamo, saltelliamo, facciamo sì, qualcosa. Sì, vabbè, calma, rilassati. Un attimo, devo mettere un altro sentiero che deve portare da altri animali. Ma vediamo che altri animali posso prendere. Sinceramente non ne ho idea. Io sto continuando a costruire. Però tu possa prendere le scimmiette o possa prendere, non so, delle giraffe, le zebre. La zona safari sarebbe stupenda. Ho creato un mega terreno. Soltanto che non so adesso cosa mettere qui. Mi sembra un po' piccolo per fare la zona safari. Secondo me qui potremmo fare la zona acquario. Che te ne pare? Acquario? Sì, perché non abbiamo ancora neanche un animale acquatico. Effettivamente ci starebbero benissimo. Così avremo sia animali acquatici che animali di terra. Intanto compro un bellissimo acquario. Indovina un po' di cosa? Di pesci? No, di meduse. No, lui, ma sei pazzo? No, 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 no. Ma ti sembra il caso? Prima specie acquatica, le meduse? Sì, perché sembrano così carine. Sono viscide. Velenose, forse volevi dire. Velenose? Sì, lui, ma non lo sai che le meduse sono velenose? Io sapevo che davano tipo la scossa. Tu sei mai stato toccato da una medusa? Per fortuna, no. Nel momento in cui ti toccano, ti lasciano tutto un segno. Fanno giù, 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 giù. Ah, mamma mia. Ok, mi sa tanto che stanno diventando queste meduse più pericolose del T-Rex. Quindi stiamoci alla larga e semplicemente guardiamole da qui, dall'acquario. Esatto, per fortuna sono lì dentro, dentro la teca, e quindi nessuno può farsi male. Potevi comprare tanti pesciolini carini come Nemo. Invece hai preso la medusa. Lo so, ho sbagliato. Vabbè, compreremo tanti altri pesci. Infatti, dai, io qui posso continuare a mettere acquari e soprattutto una bellissima statua dello squalo. Ci vorrebbero tante delfini. Qui ho fatto questa specie di isola con dell'acqua, ma all'interno non vedo nessun pesce ancora. Io lo vedo, guarda lui, guarda che carino, è rosso. Eccolo. Ciao, piacere di conoscerti, sei il primo pesciolino del nostro zoo. Caro pesciolino, come lo possiamo chiamare? Io lo chiamerei Red, che significa rosso in inglese. Red? Ok, ci sta, il pesciolino Red, il Red del nostro zoo, il zoo Red. Il zoo Red, meraviglioso. Io continuo a comprare qui bancarelle. Cosa mettiamo, una bancarella dei palloncini o degli hot dog vicino ai pesci? Secondo me vicino ai pesci ci stanno i palloncini. Ok, eccola qui dietro di te. Ti va un palloncino? C'è quello dei me contro te? No, però ci sono quasi i nostri colori. Infatti c'è l'azzurro, il giallo e il rosso. Ci voleva il fucsia. Mi prenderesti quello giallo? Magari dopo, adesso. Ma scusa, prima chiedi e poi mi dici magari dopo. Ma sì, ma perché quelli sono i palloncini per gli ospiti, per i visitatori, chi viene al parco. Mica per noi due che ci lavoriamo. Ok, allora dai, continuiamo a lavorare. Qui posso mettere la base dell'orca. Compra. Ma in che senso l'orca? Lui? La piscina è letteralmente enorme. Stai per mettere un'orca dentro il nostro zoo? Sì. Avete presente quanto sono grandi le orche? Come vedete, la vasca è immensa. Dai, dai, dai. Ok, ci sto, lo sto per fare. Vado. Eccola. Wow, è gigantesca. No, vabbè, ma questo è l'animale più bello preso finora. E soprattutto il più grande. Penso che sia anche più grande del nostro dinosauro. Quanto mi piacerebbe entrare dentro questa vasca e fare un tuffo, fare un bellissimo bagnetto con la nostra orca gigante. Anche a me piacerebbe tantissimo, però non riesco ad arrampicarmi. Guardate, sto provando a saltare, ma no, niente. No, 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 Sofì, ma che fai? Ma che fai? Fermati, fermati. Non puoi mica entrare lì dentro, io stavo scherzando. Esatto, è stata una pessima idea. Se entrassi veramente lì, probabilmente la balena ti mangerebbe in un morso come Pinocchio. Hai ragione, continua. Andiamo a costruire il nostro zoo. Già, direi subito di mettere intanto delle sedie per potersi sedere e guardare e osservare la nostra balena gigante. Più che sedie, sono delle panchine stupende, come quelle che ci sono ai concerti. Molto comode. Mettiamo anche una bella recinzione e compriamo degli altri alberi. Mettiamo altri negozi e il nostro zoo sta per diventare una meraviglia. Abbiamo già la zona della fattoria, poi quella dei dinosauri e adesso anche quella acquatica. Adesso cosa manca? Cosa potremmo lavorare? Alza Safari, lui è il sogno di una vita. Ma magari potreste scegliere anche voi da casa cosa farci costruire. Io voto per il safari, sarebbe stupendo. Potremmo mettere le giraffe, le zebre, i leoni, le tigri. Ci piacerebbe tantissimo. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video e scoprire come andrà a finire questo zoo. E adesso cliccate davanti a lui se vi siete persi lo scorso gameplay. Mentre davanti a Sofì per vedere un altro video divertentissimo. E noi adesso vi mandiamo un bacione gigantesco. Ciao, ciao.